Carissimi amici, buona serata, quindi prima di andare fuori a cena o a fare quello che volete, insomma, vi faccio vedere il della linea Fine, questo slant, lo slant sempre prodotto dall'azienda appunto di Fine a Fairport, nello stato di New York. Questo fine slant che utilizzeremo domani nella rasatura, vado ad aprire la confezione, tra l'altro elegante, elegante, però non andiamo a pagare quello che è il prodotto qui, che quindi va disperso il prezzo nella confezione, ma è giusto il necessario. Hanno utilizzato quelli di fine per creare qualcosa di elegante, ma senza sprecare denaro. Ecco qui il leggerissimo, direi, slant bar, veramente leggero, che sembra gigantesco, magari visto così in videocamera. In realtà è molto piccolo, cioè molto piccolo il manico, vedete, rispetto alla mia testona, perché io ho la testona e anche le manazze grosse, c'ho una manazza allucinante. La testa è piuttosto pronunciata di questo slant. Slant bar di traiezione che torce, quindi in torsione, torce la lametta. Molto pronunciata la torsione, il gap tra pettine e coprilama è veramente notevole. Veramente notevole. Vedremo domani quando monteremo la lametta, prima di raderci, come sarà. Metallo utilizzato. Togliendolo dalla confezione e vedendolo così leggero, mi era apparso forse in plastica. Invece si tratta di un metallo molto leggero, parrebbe una lega di alluminio, un alluminio. Comunque, quindi una testa estremamente leggera. Andiamo a fare in pezzi, in parti, il rasoio. Vado a pesare soltanto il pettine pesa 8 grammi, 7 grammi addirittura, quindi 7 e mezzo. Quindi la testa completa abbiamo 13 grammi di testa, veramente leggero, 13 grammi di testa e il manico con un grip che sa il fatto suo, non scivola, quindi non scivola neanche con mani bagnate, direi. Vediamo se riesco a farlo rimanere in posizione. Non riesco. Rotola via. Forse riesco. 21 grammi. 21 grammi, il peso dell'anima, insomma. Magico. Il rasoio completo. Vediamo un po' il suo peso. Il peso completo, quindi abbiamo 32 grammi di rasoio. Pazzesco. 31 addirittura, oscilla tra 31 e 32 grammi. Veramente leggero questo slant. Siamo ai livelli del Mercure 45C, quello pesa ancora meno. Quindi non parliamo di plastica utilizzata, ma abbiamo del metallo. Molto leggero, sarà cavo il manico per avere questa caratura così, così leggera, questo peso leggero, e sono veramente curioso poi di utilizzare questo rasoio in rasatura. Quale sarà la lametta? Adesso la vado a prendere, vado nella stanza adiacente, vado a prendere una lametta che scelgo tra le tante, vediamo. Bah, io quasi quasi metto una Voskhod. È un po' che non utilizzo le Voskhod, perché non hanno una. Non hanno. Hanno bisogno di scorrevolezza. Io scelgo la Voskhod così, l'ho presa a caso tra quelle che avevo disponibili sul mobile da utilizzare.
Bosco, secondo me questa Teflon coated, quindi copertura Teflon, materiale derivato dagli alieni a questo punto, e vediamo la sua scorrevolezza. Sicuramente se funziona la lametta può funzionare quasi solamente su uno slant. Se si inceppa con magari un closed, può far storcere il naso. Sull'open comb, magari se abbiamo una barba talmente dura, anche magari la Voskhod sull'open comb può fare cileca, ma sullo slant deve scorrere. Quindi abbiamo il Teflon che fa una copertura fatta apposta appunto per questo tipo di lama. E la proviamo domani questa configurazione. Sono proprio curioso di vedere questo slant bar di Fine. E voi non siete curiosi? Domani lo vediamo. Guarda com'è pronunciata la curvatura. Fa paura, ma poi anche il metallo, perché questo qui è un alluminio lucidato. Ha una spalla questa testa, ma è una spalla o una testa? Perché sono due organi diversi. Comunque, ma che roba. Facciamo un test. Bene, cari amici. Allora io mi inquadro in questo modo. Domani mattina saremo pronti per questa configurazione, quindi linea completa di Fine, compreso il rasoio, e poi abbiamo la Voskhod Teflon Coated. Non mancate. Buona serata, buon sabato. Fate i bravi, non bevete, noi soprattutto non mettetevi alla guida mentre dopo che avete bevuto. Dormite in hotel, fate qualcosa, fatevi venire a prendere.